Benvenuti qui dallo studio di Media. Oggi abbiamo il grande piacere di continuare il nostro ciclo di interviste con Anna e Roberta. Ciao! Salve, buonasera! Anna e Roberta di Sereventi 2005, che sono chiaramente due wedding planner e organizzatrice di eventi, e che hanno il loro atelier qui, il loro showroom, anzi scusate, qui a Ravenna, nel centro storico. Da quant'è che vi siete trasferite lì o che avete aperto il centro, già che non ricordo? Allora, noi abbiamo aperto il nostro showroom nel 2016, okay, perché sentivamo la necessità di avere comunque un punto dove accogliere i nostri sposi per poter parlare ed ascoltare, soprattutto in totale tranquillità, in privacy, insomma un posto accogliente, perché un ambiente più intimo. Però non è dal 2016 che facciamo questo lavoro, ma è dal 2005. Come è il vostro nome? Sì, esatto, sì, esatto. Magari poca fantasia, però insomma il 2005 è un numero che invece è bella, che ci piace e porta fortuna. Oh, oggi finalmente parliamo proprio di chi è e cosa fa la wedding planner, perché veramente ci sono tanti concetti sugli wedding planner, giusto Marco? Assolutamente, io infatti volevo rompere già un po' le uova nel paniere, come si suol dire, e fare la domanda fondamentale, che è quella: ma cioè, ste wedding planner sono solo per i milionari, cioè chi ha una marea di soldi, o no? Perché c'è sto mito, no? Che se non c'hai i soldi non puoi avere la wedding planner. Guarda, assolutamente no, anzi questa domanda è perfetta, perché così ci consente proprio di sfatarlo questo mito. La wedding planner non è solo per i ricchi, anzi chiaramente essendo un professionista, una professionista comunque non lavora gratuitamente, però c'è da dire che l'aiuto che può dare un wedding planner è proprio quello della gestione dei budget del matrimonio. Il wedding planner può lavorare con piccoli budget o grandi budget. Lo scopo è proprio quello di riuscire ad organizzare un evento che stia dentro a un limite e che non vada a costare più di quello che comunque gli sposi chiaramente vogliono spendere. Quindi il wedding planner non è solo per ricchi, anzi è importante proprio questa cosa sottolinearla, perché può gestire matrimoni di diversi tipi, organizzare matrimoni di diversi tipi e soprattutto con spese diverse. Ecco, quindi wedding planner può essere veramente per tutti. Io infatti posso totalmente confermare questa cosa, perché insomma noi ci conosciamo da tanti anni, lavoriamo assieme, certo, da tanti anni, e fra i vari matrimoni fatti, uno in particolare quest'anno è stato di una mia carissima amica, dove tra l'altro io non ero la fotografa ma ero addirittura testimone, e voi avete gestito tutto l'evento, tra l'altro in maniera impeccabile direi, e la cosa bella è che questa mia amica ha voluto realizzare il suo matrimonio nell'azienda agricola di famiglia del suo compagno. E inizialmente quando parlava di questa cosa lei pensava fosse una cosa impossibile, poi in realtà quando è entrata in contatto con voi avete realizzato il loro sogno. Quindi infatti cosa avete fatto ad esempio in questo caso? Vogliamo magari dare un consiglio se c'è qualche sposa che ha il desiderio, il sogno di voler realizzare il proprio matrimonio nella casa di famiglia, in un ambiente caro, che magari non è predisposto per fare il matrimonio? Appunto, io volevo porre l'accento anche sul valore aggiunto che può dare un wedding planner, che è quello appunto dell'esperienza, perché noi diciamo sempre gli sposi si sposano una volta. E noi, poi da soli arrivano fino a un certo punto. Sì, noi invece tra virgolette ci sposiamo tante volte all'anno, quindi sicuramente abbiamo un bagaglio di esperienza che non gli sposi giustamente non hanno e che noi mettiamo totalmente al servizio degli sposi, perché ci tengo a sottolineare che noi lavoriamo per gli sposi. Quindi quando in questo caso Jessica è venuta da noi e ci ha raccontato qual era il suo sogno, quello che noi abbiamo fatto e che quello che facciamo poi per tutte le spose che quando si rapportano a noi ci raccontano il loro sogno, è stato quello di trasformarlo in realtà, cioè nel senso di procurarsi tutto quello che sarebbe stato necessario per far sì che il suo sogno diventasse realtà.
E soprattutto la situazione di Jessica è stata una grande sfida per noi, perché effettivamente lei ha voluto sposarsi a casa sua, e che è una cosa che si può fare. Ovviamente devi avere una casa che permetta di spazi giusti. Però sì, noi praticamente insieme, perché noi lavoriamo sempre in sinergia con i nostri sposi, abbiamo praticamente trasformato un campo di fango in un ambiente dove poi si è svolto il matrimonio. Quindi ci siamo occupati di creare tutte le condizioni, di cercare i noleggi, di cercare tutto quello che la Jessica ci aveva detto sarebbe stato il suo sogno. E quindi in quel modo siamo riuscite, insomma, a realizzarlo, che poi lo scopo del nostro lavoro, almeno per come lo intendiamo noi. Sì, cioè di creare da zero una situazione che non esiste e riuscire a renderla una location per un matrimonio, comunque per un evento, è stata sicuramente una bella sfida, come dicevi. Sì, perché però era proprio un terreno agricolo, quindi sì, insomma non esatto, sì, predisposto per una bella villa. Con un bellissimo parco, e quindi devo dire che creare un evento da zero, sì, non è una cosa semplice, richiede sicuramente l'aiuto di un professionista che sa come muoversi, perché diventa difficile sapere come orientarsi se non si ha poi l'esperienza nella costruzione di un evento, e quindi è stata un'esperienza molto, molto bella per noi, ma sicuramente anche per l'evento che poi abbiamo realizzato, soprattutto per gli sposi. Io però ho una domanda, la situazione opposta, cioè quando invece, non so, una sposa sceglie una location che è già ben organizzata, fa tanti matrimoni, tra virgolette, la wedding planner serve anche in quel caso lì oppure no? Ma secondo me un wedding planner serve sempre, perché intanto accompagna gli sposi e la sposa comunque in quella che è tutta la costruzione dell'evento, del matrimonio. Quindi anche scegliere una location che comunque è già abituata, fra virgolette, a fare matrimoni, è solo una piccola parte di quella che in realtà è tutta la costruzione di un matrimonio e dell'evento. Sicuramente è più facile rivolgersi a chi è già un esperto in questo settore, perché sa bene quelle che sono poi le dinamiche di un matrimonio, le tempistiche. Però avere un aiuto anche in tutte le altre gli altri aspetti dell'organizzazione del matrimonio, quindi l'aiuto di un wedding planner, è sicuramente molto importante. Quindi il wedding planner, un bravo wedding planner, deve sapersi districare e muovere in ambienti da creare da zero, ma anche in ambienti che già ovviamente fanno questo tipo di attività, ecco. Però il supporto di un wedding planner per gli sposi è sempre molto molto importante, indipendentemente da dove si sceglie di andare a fare un matrimonio. Ma infatti voi vi occupate di tanti servizi, quali sono i servizi, tutti i servizi che potete realizzare per il matrimonio? Un po' tutti i fornitori, giusto? Ora sì, noi possiamo occuparci dell'organizzazione intera del matrimonio, quindi a partire dal scegliere insieme alle spose, in questo caso, perché perdonami, voi siamo nella situazione tipica che abbiamo noi davanti, no? La sposa che magari sogna e l'uomo che lo sposo giustamente no, diciamo che è più terreno e quindi magari si fa altri tipi di domande, diciamo. Okay. Quindi noi possiamo aiutarli nell'organizzazione intera del matrimonio, a partire appunto dalle partecipazioni, scelta della location, elaborando un vero e proprio progetto di matrimonio, perché è quello che noi facciamo. Quindi, come dicevo prima, mettiamo su carta proprio, perché presentiamo anche un progetto visivo ai nostri sposi, in modo che già riescono ad avere la percezione di quello che sarà il loro giorno. Quindi nulla è lasciato al chissà che cosa succederà quel giorno lì. Quindi possiamo occuparci dell'intera organizzazione, oppure a volte vengono da noi sposi che hanno già, diciamo, sono già avanti nell'organizzazione del matrimonio, magari gli manca un completamento, noi possiamo aiutarli a, diciamo, chiudere il cerchio.
Oppure un servizio che, diciamo, ultimamente non ci viene più richiesto, ma semplicemente perché dopo ci prendono gusto e ci chiedono qualcosa in più, è la gestione, quindi la regia solo di del giorno del matrimonio, che vuol dire che gli sposi hanno già organizzato da soli il loro matrimonio, ci passano tutti i contatti, tutti gli accordi che loro hanno preso con i fornitori, e noi il giorno del matrimonio ci occupiamo di far, ci preoccupiamo di far sì che scandiamo i tempi, controlliamo che tutto sia come gli sposi in autonomia hanno deciso con i fornitori. Ma come dicevo prima, ultimamente non ci viene più tanto richiesto questo, perché c'è sempre un qualcosa in mi più. Viene anche da dire che diventa anche poi una cosa, no? Cioè, mentre mi viene da dire che insomma organizzato un matrimonio poi si crea veramente un bel feeling, quindi sì, un bel rapporto, se arrivate quel giorno parlando solo con sì, gli sposi, si perde anche un po', secondo sì, me, questa idea di complicità che sì, poi nasce sì, con le coppie, vero? Si crea una grandissima empatia con le coppie, anche perché comunque la costruzione di un evento così importante attraversa tante fasi, e quindi ci si conosce anche in maniera molto più approfondita, e poi tanti legami nascono, comunque tanti legami che poi vanno avanti anche dopo il matrimonio. Perché comunque li accompagni in un momento molto importante della loro vita, cioè il matrimonio è un momento comunque emotivamente molto coinvolgente, bello, soprattutto molto bello, quindi è tutto legato a un ricordo bello. Mi sono chiesta, ma comunque conoscendosi man mano, magari a volte sono anche potuti cambiare gli stili, nel senso che magari si pensa all'inizio di fare un sì, matrimonio sì, di un certo tipo, poi conosce, perché magari le spose non hanno le idee chiare a volte, sì, no? Sì, dicono voglio questo, ma è normale, cioè ne hanno tante, vi mandano mille foto, sì, voglio questo, voglio quell'altro, che per voi poi diventa anche un purpurì magari tenere una linea guida. Sì, guarda, all'inizio quando le coppie arrivano da noi tante volte hanno tante idee, a volte confuse o di tante tipologie diverse. Quindi il nostro compito è anche quello di mettere in fila tutte queste idee, cioè noi diciamo sempre che gli sposi vengono da noi e hanno nella loro mente un matrimonio ideale, poi noi insieme a loro chiaramente costruiamo il loro matrimonio reale, anche che diventa il loro matrimonio ideale, ecco. Mettete anche davanti la realtà, perché sì, tante volte sì, magari sì, uno ha un'idea anche di budget, poi dice oh signore, sì, magari sì, o chiaro, altre sì, volte dice pensavo che potesse che costasse di più, esatto, certo, fatto, certo, e quindi sì, condividiamo moltissimo le foto, le idee, le spose ci, noi creiamo dei gruppi con le nostre spose e in questi gruppi loro ci condividono all'inizio 50.000 idee che hanno, però ci aiuta molto anche a capire chi sono caratterialmente comunque come sono, perché il rapporto va molto al di là del semplice cliente fornitore per noi, cioè diventa molto più personale, certo, si crea anche un affetto e quindi chi delle due è la psicologa della situazione? Ma no, dipende, no, dipende. No, perché il valore aggiunto anche nostro è che noi abbiamo due caratteri diversi, io e lei siamo diverse. E quindi a volte ci adattiamo anche alle coppie diverse che abbiamo di fronte sì, a noi. Quindi magari con una sposa con un certo carattere, magari è più affine a me. È più affine a lei oppure più affine a me. Comunque alla fine la sinergia si crea, sì, non con tutti, perché non siamo qui a dire che si creano gli stessi rapporti con tutti, perché sarebbe una bugia e noi no, non sì, ci piace dire le bugie. Siamo persone, quindi, sì, infatti è anche una cosa importante da dire, proprio anche questa dei preventivi. Perché quando gli sposi organizzano da soli il loro matrimonio si trovano a dover chiedere poi tanti preventivi per tanti servizi diversi, mm-hmm, e questo significa che poi si trovano veramente con tantissimo materiale in mano e genera questa cosa anche confusione in loro. Chiaro che rivolgendosi a un professionista, a un wedding planner, loro hanno, come nel nostro caso, noi diciamo sempre che noi siamo per gli sposi un unico interlocutore che fa da filtro tra loro e diciamo sempre tutto il resto del mondo, cioè perché chiaramente nel momento in cui gli sposi si rivolgono a noi, ci raccontano quella che è la visione del loro matrimonio, noi andiamo già in maniera diretta alla ricerca di quelli che possono essere i fornitori di servizi e chiaramente anche di prodotti mirati per l'organizzazione del tipo di matrimonio che hanno in mente. Quindi facilitiamo sicuramente a loro moltissimo la scelta. Noi chiaro che andiamo sempre a cercare
un paio di fornitori per poter dar loro la possibilità, certo, di scegliere, certo, tra due proposte diverse almeno, e semplificandogli molto la scelta. Allora, tornando a parlare di magari quali possono essere quindi per una coppia di sposi i vantaggi a scegliere di avere delle wedding planner, quali diresti voi che sono? Allora, guarda, secondo noi i vantaggi sono fondamentalmente tre e sono molto molto importanti. Un primo vantaggio è sicuramente quello del risparmio del tempo. Perché affidandosi a un wedding planner gli sposi non impiegano il loro tempo per la ricerca di quelli che sono tutti i fornitori o i servizi necessari per il loro matrimonio, ma è il wedding planner che lo fa. In questo caso siamo noi che andiamo alla ricerca di tutto quello che serve per l'organizzazione del matrimonio. Qui semplificate veramente tanto. Semplifichiamo veramente tanto, perché gli sposi si devono rilassare, si rilassano e tutto il lavoro lo facciamo noi. Il lavoro di ricerca lo fate voi. Certo. Esatto, quindi questo... scusa se ti interrompo, il lavoro di ricerca non è la parte divertente dell'organizzazione del matrimonio. Molto importante e complicata. No, perché abbiamo tante spose che dicono, ah, ma io mi diverto ad organizzare il matrimonio. Sì, sicuramente, ma questa parte... È una parte un po'... Non è proprio la cosa più simpatica. Un'altra cosa molto molto importante è, conseguentemente, il risparmio di stress che poi loro hanno, perché cercare comunque fornitori o servizi vuol dire poi muoversi, come si diceva anche prima, in una giungla di fornitori, di preventivi, e quindi questo può diventare un aspetto molto stressante. Invece noi da questo punto di vista riusciamo già a fornire una scrematura molto importante di tutte quelle che sono le cose che abbiamo comunque trovato. E la terza cosa, non meno importante, è anche sicuramente un'attenzione a quello che è il costo di questi servizi, perché il nostro compito, lavorando noi per gli sposi, è quello di trovare per loro il miglior servizio o comunque il miglior fornitore che possa offrire loro un rapporto qualità-prezzo ottimale. E quindi c'è anche una ricerca comunque e una selezione di fornitori e servizi anche dal punto di vista chiaramente del prezzo, che permette comunque loro di stare dentro a questa spesa, a questo budget che loro hanno, il famoso budget che tutti non hanno, che tutti dicono di non avere, ma in realtà tutti ce l'hanno. Sì, perché comunque nella loro, cioè, loro hanno un'idea di una linea con una fine che c'è la linea rossa oltre quella di quanto chiaramente vogliono spendere o non spendere. Poi è vero che diventa difficile riuscire a capire se è un budget per loro, dico, reale o non reale, perché non avendo esperienza di organizzazione di matrimoni è tutto molto complicato per loro. Lo è molto più facile per noi, sì, però insomma, certo, questo è le tre cose fondamentali. Vi faccio un'altra domanda. Il termine wedding planner, ormai bene o male si sa che cos'è e cosa fate, lo stiamo spiegando anche in questa bella chiacchierata che stiamo facendo. Spesso al termine wedding planner si accosta anche il destination wedding. Robby, mi vuoi dire tu che cos'è? Questa è la parola, esatto, un po' così. Perché voi questi anni, so, e poi tra l'altro, adesso spieghiamo, sì, anche, ma vi occupate di destination wedding? Sì, praticamente il destination wedding, per destination wedding si intende il matrimonio non nel proprio paese di residenza, di origine, ma all'estero, quindi nel nostro caso di sposi che dall'estero vengono a sposarsi in Italia e precisamente in Emilia Romagna, che non è una cosa, diciamo, che molto recentemente, insomma, si è sdoganata un pochino l'Emilia Romagna, sì, come luogo per il destination wedding, perché sì, senza offendere nessuno, però insomma all'estero forse non sanno che esiste una regione che si chiama Emilia Romagna perché giustamente all'estero, per l'estero il wedding in Italy è in Toscana, a Venezia, ai laghi, la costiera amalfitana, sì, ultimamente sì, sì, la Puglia. E invece noi, siccome amiamo tanto la nostra città e la nostra terra, insomma, negli ultimi anni siamo riuscite a comunque portare anche il valore dell'Emilia Romagna organizzando appunto matrimoni, sì, di
di stranieri dall'Olanda, l'anno prossimo una ragazza dalla Colombia, dall'Australia, dall'America, quindi insomma... Però c'è anche l'incontrario, perché anche appunto contrario, abbiamo fatto un bellissimo progetto assieme, che adesso lo raccontiamo perché è stato veramente un'esperienza meravigliosa. Un'esperienza meravigliosa, una coppia di sposi di Ravenna, il cui sogno era sposarsi a Parigi, e quest'anno... glielo abbiamo realizzato, lo diciamo con un tanto moto di orgoglio, perché effettivamente è stata una bellissima esperienza, e comunque ci siamo rese conto che per chi si vuole sposare all'estero non è poi così impossibile organizzare insomma un matrimonio per italiani che si vogliano sposare a Parigi, a Londra o comunque in... Quindi non avete trovato delle grosse difficoltà magari all'inizio? Ma guarda, la difficoltà è stata più che altro nei tempi di risposta, sì, perché molto molto lunghi prima di riuscire ad avere insomma l'ok dal consolato italiano a Parigi, insomma è passato un po' di tempo, quindi lì siamo dovute stare dietro, abbiamo dovuto fare un po' le lime sorde per riuscire ad avere questo tanto desiderato ok, sì, si può, però insomma poi tutto il resto direi che... Sì, è chiaro che c'è da lavorare, lavori comunque in un paese che non è il tuo, certo, quindi devi comunque relazionarti in una lingua che non è la tua, però nulla è impossibile, ecco, insomma, certo, noi devo dire che... non abbiamo, cioè abbiamo organizzato questo matrimonio comunque nei giusti tempi, e quindi abbiamo avuto tutto il tempo di cercare tutto quello che era necessario, e non abbiamo incontrato delle grossissime difficoltà. No, quindi... Posso anche confermarlo, perché appunto io esatto, sono fotografa del matrimonio e è vero, cioè, che gli sposi vi hanno fatto addirittura la dedica, perché vi hanno fatto la dedica di ringraziamento ufficiale a fine cena, perché comunque è andato tutto come desideravano, e questo, ragazzi, è veramente una cosa impagabile. Cioè, dopo tanti anni, quando comunque ci anche solo ci dicono grazie, la lacrima ci scappa sempre, non sembra la soddisfazione più bella. Sì, perché sì, comunque in tanti matrimoni, anche la mia esperienza, ho visto tante volte, sai, una cosa che alla fine non si infila magari come desideravo e via dicendo. Voi diciamo che siete proprio una garanzia spesso. Per grazie. Sì, cioè, grazie. E ricollegandomi al discorso del Destination Wedding, per me è giusto dire che adesso, tra l'altro, avete avuto una nomination, cioè, si può dire, per un concorso nazionale, giusto? Sì. Di cosa si tratta? Allora, noi siamo in finale nella categoria Destination Wedding, nel Italian Wedding Stars, che è appunto un concorso nazionale che premia il miglior fornitore in varie categorie, cioè wedding planner, destination wedding. Ci sono 25 sposa, categorie. 25. Adesso non mi ricordavo quante erano le categorie. Sì, lei è l'amministrativa. Sì, la parte pignola. È quella che fa tutto il dettaglio, giusto? Sì. Ci vuole anche quello. Mi faccio una domanda, infatti, ok, vai. Sì. E quindi noi siamo, grazie poi soprattutto ai voti dei nostri sposi, perché si arriva appunto dopo una votazione, i fornitori più votati dai propri sposi arrivano in finale, quindi per noi è un riconoscimento. Quindi quando sarà la finale? Sarà il 29 novembre e il Gran Gala si terrà a Cinecittà. Bello, un evento, bella soddisfazione. Sì, sì. E quindi il vincitore sarà proclamato durante questa cena di gala, quindi... Quindi direi un enorme in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo! Anche perché anche l'anno scorso... Siamo partecipate anche l'anno scorso, giusto? Sì, siamo arrivate seconde e quest'anno vogliamo vincere. Giusto, mi sembra dopo giusto. Il primo tentativo di rodaggio adesso. Insomma. Ragazzi, vi faccio l'ultima domanda e poi dopo concludiamo la nostra chiacchierata. E di solito si sente parlare la wedding planner. Voi siete in due. Ma avete due proprio ruoli differenti oppure no? Allora, all'interno della nostra società abbiamo due ruoli differenti, perché comunque io mi occupo più di un aspetto amministrativo, organizzativo, Roberta si occupa più della parte public relation, quindi social, sito internet, quella che è la promozione. Invece siamo per la gestione, della al nostro interno dell'azienda. Invece rispetto al rapporto con i nostri sposi, diciamo che non abbiamo dei ruoli siamo complementari, ecco, nel rapporto con i nostri sposi, siamo comunque sempre
sempre insieme, siamo sempre noi, quindi gli sposi sono abituati, si abituano a relazionarsi comunque sempre con noi. E poi, come dicevamo prima, magari in base un po' al nostro carattere abbiamo più o meno affinità, anche le spose trovano magari più o meno affinità o con me o con lei, ma semplicemente per un aspetto caratteriale. Certo. Però ci relazioniamo in ugual modo comunque con e vi trovate bene o male sempre d'accordo, oppure ci sono stati anche dei casi in cui magari dire che siamo sempre d'accordo non ci crede nessuno, dobbiamo essere sinceri, no. Diciamo che alla fine arriviamo ad un accordo, quello sì. Sempre però quello che ha detto anche è vero, siete complementari perché sì, poi io sì, vi conosco sì, esatto, sia dal punto di vista professionale ma anche c'è ancora un bel rapporto di amicizia, conosce i nostri caratteri, sì, esatto. Sì, sì, ed è vero che anche per una coppia veramente riusciti a gestire entrambi i lati sì, di un matrimonio in tutte le varie sfaccettature. Bene, io direi che già finito, stavo divertendo. Se volete l'appuntamento fisso interviste, non serve male come ogni settimana consiglio. Possiamo dare un consiglio uno solo, uno solo. Perché così esatto. Vabbè, sì, non si può svelare i trucchi del mestiere, no, se no bene, salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima intervista. Grazie. Ciao.